recepito il suo apporto ed il suo grado di coinvolgimento dalle persone che ha intervistato ed incontrato? In Giappone ho trovato un'apertura e un'accoglienza che non mi sarei mai aspettato, perché sono stati felicissimi di accompagnarmi, sono stati felicissimi di dirmi tutto quello che comunque pensavano nei confronti comunque della tragedia che si stava consumando e che è ancora in atto lì. E addirittura erano talmente generosi e talmente pieni di buoni propositi, di buoni sentimenti, che avevo anche difficoltà a pagare, perché cercavano comunque di pagarmi tutto, dal viaggio all'alloggio al cibo. Quindi io amo i giapponesi, sono fantastici, quindi non posso che dire bene. Dunque, il titolo del suo documentario, non a caso utilizzato, intende riferirsi all'imponente menzogna portata avanti dalla Temco, ma non solo, anche dal governo giapponese e dalle organizzazioni internazionali che, come abbiamo visto nel documentario, altro non fanno che appoggiarla in questo caso. Ce ne parli meglio? Sì, il problema del Giappone è relativo ovviamente ai media, come questo è un problema che abbiamo anche noi in Italia per certi versi. E spesso i media non danno certe notizie, lo stesso Naoto Kan proprio nel documentario afferma di non aver avuto la possibilità di dire certe cose nel momento in cui avrebbe dovuto dirle, proprio per il fatto che c'è una specie di cortina quando succedono determinati fatti, e addirittura lo stesso Naoto Kan non è riuscito ad avere immediatamente le notizie dalla TEPCO. Quindi la TEPCO in primis, la TEPCO sarebbe appunto la società elettrica che gestisce la centrale di Fukushima. Il problema iniziale è che ci fu un gran caos, come dice anche Michio Kaku, e in questo caos non era ben chiaro quello che stava succedendo. Nel momento del caos però la gente stava lì e ci sono stati dei problemi anche a causa dello iodio, visto che non sono state distribuite tutte le pasticche di iodio alla popolazione in tempo per evitare comunque una saturazione della tiroide. Infatti già si stanno verificando i primi problemi a dei bambini a quasi 2 anni di distanza, i primi problemi di pus della tiroide o di formazioni cisti alla tiroide di molti bambini della zona di Fukushima. Tutti gli enti coinvolti nell'energia nucleare tendono a voler nascondere o minimizzare il problema. Quanto è stato difficile reperire concessioni, liberatorie, interviste, materiale di repertorio del servizio Sky TG24 e addirittura l'intervista all'onorevole Naoto Kan? Allora, l'intervista a Naoto Kan, come abbiamo spiegato anche in conferenza stampa, è stato un regalo di Pio d'Emilia, visto che l'intervista era sua, l'aveva fatta per un servizio su Sky TG24, poi non è andato più in onda. Quindi quello lì è stato un caso fortuito, un regalo. Il resto, le liberatorie, alle persone che ho intervistato io, le ho prese ovviamente io in Giappone. Non hanno avuto nessun problema a rilasciarle, visto che erano proprio loro che volevano parlare della loro tragedia, quindi non c'è stato nessun tipo di opposizione alle liberatorie. Mentre invece il resto, fra cui anche il filmato di Michio Kaku preso dalla CNN, tutte le immagini di repertorio sono state comunque ovviamente prese a pagamento, e qui anche tengo a ringraziare Cristina e la produzione, perché è stato anche difficile trattare con la CNN per avere certe immagini, e ci sono state delle problematiche che ancora ci portiamo dietro a livello di stress inimmaginabile, anche perché ti devi giustificare di dover utilizzare un'immagine anche della IAEA. Noi abbiamo un'immagine della IAEA all'interno del documentario. Ovviamente noi non condividiamo il pensiero della IAEA, perché anzi secondo me è la causa principale di tutti questi disastri. Però anche loro ci hanno dato una parte del loro girato, quindi comunque li abbiamo ringraziati e li ringraziamo per questo. Una frase tratta dal documentario di un'intervistata: in Giappone gli animali sono considerati oggetti. In Giappone la politica non ha mai avuto un grosso interesse nel salvaguardare gli animali. Addirittura in Giappone sono previste delle gassazioni di animali randagi, sia cani, gatti che siano. Quindi non c'è una legge a tutela degli animali come abbiamo qua in Europa, nonostante anche qua potrebbe essere molto migliore. Poi il Giappone è un pochino più arretrato per quanto riguarda la salvaguardia degli animali. La sincronia con Matteo Gagliardi, responsabile
computer grafica nonché montatore. Salve Matteo. Salve a tutti. Lei ha riferito di non essere stato in Giappone, ma dal suo operato direi che assolutamente è come se lei fosse stato. Beh, devo dire che guardarsi 10 ore del girato di Alessandro ha sortito inevitabilmente un effetto di questo tipo. Credo di aver preso più radiazioni io davanti al monitor di quanto non avessi lunedì ora. Però ci sono tanti fattori, è veramente una felice congiuntura di situazioni, di disponibilità di persone, di materiale che hanno reso possibile questo lavoro. Il girato di Alessandro è stata la scintilla, il primo incendio che è divampato è stata la mia voglia di trasformarlo in un prodotto finito. Dopodiché questo incendio in qualche modo ha coinvolto positivamente sia la figura di Pierpaolo Mittica, che per me è stata cruciale in termini di montaggio, che mi ha permesso di coprire delle interviste in un modo artistico più che descrittivo o retorico o didascalico, e soprattutto l'apporto di Pio è stato direi fondamentale, perché ha dato a un timbro di ufficialità, di credibilità a tutto l'impianto teoretico del racconto che ci mancava in una versione preliminare. Ha ricontrollato comunque anche tutte le affermazioni, i dati e quant'altro. Sì, esatto. Stesso Pio, che ha compiuto un'esegesi piuttosto precisa dell'opera, ci ha segnalato alcune cosette che abbiamo già aggiustato, e chiaramente frutto dello tsunami informatico che c'è stato nel primo periodo, dove tante cose inesatte sono state dette, qualcuna purtroppo è arrivata anche a noi. Ovvio. Abbiamo cercato, però ormai possiamo dirlo pacificamente, di arginare questa disinformazione. Crediamo di aver distillato l'informazione che serve in funzione di questo racconto. Per quanto riguarda il mio porto di montaggio, mi sono innamorato del lavoro, e quando mi innamoro non so come succede, cerco di dar meglio di me, come tutti, insomma. Chiaramente non avrei avuto un distacco forse superiore se fosse stato un lavoro in cui mi fossi immedesimato meno. Sono stato molto affascinato dall'estetica delle riprese nella zona pre-vita, che avevano un che di post-nucleare, appunto, apocalittico, un'estetica che come amante del cinema ho sempre seguito, e quel ammiccamento al cinema di genere che si può notare specialmente nella sottolineatura musicale in certe soluzioni di montaggio, sicuramente sono state anche il gancio che mi hanno permesso di immedesimarmi moltissimo in questo lavoro come montatore e come amante del cinema. Lei è anche co-sceneggiatore insieme ad Alessandro. Sì, la sceneggiatura è stata ovviamente scritta in itinere, visto che una volta arrivato il blocco dal Giappone abbiamo iniziato a dipanare questa matassa. Molto complesso, quindi ricordo che il giapponese ha delle locuzioni molto molto differenti per dire concetti a volte semplici, impiega giri di parole enormi per dire cose, concetti molto molto complessi, a volte ha una formula che da invidiare in senso di spirito di sintesi. La moglie ha un parente che ha lavorato presso la TEPCO, e dopo l'incidente questo parente è dovuto andare a lavorare sul posto e ha detto di non poter comunicare per un certo periodo perché doveva lavorare senza il cellulare. Quindi anche far coincidere queste esigenze di carattere di montaggio, di time code in senso stretto, è stato difficile almeno per quanto mi riguarda. L'apporto di Naoshi Yama, la nostra traduttrice ufficiale, che ricordo ha lavorato a questo lavoro in via del tutto gratuita, sì, Sentendosi in prima linea in questo lavoro. Tutto lei ha lavorato anche con che ha già lavorato, Rioni, cioè, quindi insomma, è una ragazza, una nostra amica, collaboratrice, che ci ha reso più facile questo compito. Forse senza di lei, come senza Cristina, la nostra produttrice, potrebbe venire anche lei magari in campo, che ne dici? Un sostegno economico, morale, umano, che ha permesso di arrivare qui a raccontarvi di questo film, a raccontarlo dei giornalisti, a raccontarlo a un primo pubblico che ci auguriamo tutti quanti possa aumentare nel tempo, grazie a sale che via via speriamo possano sposare il nostro progetto, grazie a giornali che ne parlano, grazie a una comunicazione standard che non stiamo facendo, certamente non abbiamo i mezzi per realizzare un battage pubblicitario, una campagna che possa paragonarsi a film che stanno uscendo in sala adesso come Django o Lincoln, eppure saranno questi i nostri compagni di sala nel prossimo periodo in queste poche sale mappone che abbiamo scelto. Quindi avremo bisogno di un supporto dal basso, e ci auguriamo che questo approccio ci possa premiare nel breve, nel medio e anche nel lungo termine. Complimenti ragazzi, grazie. E grazie soprattutto alla produttrice, senza la quale non sarebbe stato Cristina possibile, Reinhold, immagino. Legato ad uno studio. Perdono. Produttrice. Si vedeva bene. Sì, grazie, giusto un po'. Un insertino. Ci siamo sempre occupati di teatro per quasi 10 anni.
quando c'è stata la possibilità di lavorare su un documentario, non mi è sembrato così lontano dal teatro, che è una esigenza primaria che c'è da sempre dentro di noi e che riflette molto più la realtà di quanto a volte si veda al di fuori. E in questo documentario le immagini che Alessandro ha fatto mi sono piaciute perché non riguardavano tanto la tragedia o la denuncia, ma riguardavano la percezione del nucleare nelle persone. Quando paragoniamo Fukushima a Chernobyl, non dobbiamo cadere nell'errore che a Fukushima ci siano stati centinaia di morti. No, non ci sono stati centinaia di morti, nemmeno decine, nemmeno uno legato direttamente alla radiazione nucleare. Gli effetti reali dell'esplosione, dello tsunami nucleare, li sapremo tra 10, 20, 30 anni. Quello che invece, secondo me, veramente hanno fatto di buono questi ragazzi, questi giovincelli, è quello di aver sottolineato l'aspetto sociale, cioè il costo sociale del nucleare. Alla fine poi, insomma, andando il vero venditore della zona proibita sono gli splendidi. Infatti mi avete pagato bene.